In realtà questo era un progetto che era partito già da qualche anno, adesso siamo riusciti a perfezionarlo e soprattutto a portarlo a sintesi grazie al contributo che è venuto sia dall'Associazione degli Agenti Immobiliari presenti su Frosinone, sia anche dal Collegio, quindi dal Consiglio dei Notai, che hanno dato un supporto notevole all'amministrazione per arrivare alla definizione di due delibere. La prima di queste delibere riguarda quello che è il concetto appunto di svincolo delle zone PEP in ordine a quello che è il valore che gli attuali inquilini, gli attuali proprietari possono dare all'immobile, perché fino a questo momento sappiamo che il prezzo massimo era di fatto vincolato con delle convenzioni stipulate con il Comune di Frosinone. E il secondo elemento che fa parte quindi della seconda delibera che ieri abbiamo approvato in giunta e poi dovrà passare come la prima nel prossimo Consiglio Comunale del 20 dicembre, riguarda appunto la possibilità di alienare questi immobili anche all'interno del termine di 5 anni, quindi si ha la possibilità di mettere a sistema e di valorizzare quelli che sono i sacrifici, gli investimenti che questi risparmiatori hanno portato avanti nel corso degli anni e oggi più di qualcuno ha la necessità o di stipulare nuovi mutui o di mettere a rendita l'immobile o anche di trasferirlo ai figli o ai nipoti. Ecco, tutte queste possibilità in passato non vi erano o comunque avevano forti criticità perché le convenzioni di carattere pubblico con l'amministrazione comunale non permettevano né la possibilità di fissare un prezzo più ampio, più congruo rispetto a quello convenzionato, neppure la possibilità di alienare questi immobili con una certa facilità e con una certa efficienza ed efficacia. Quindi queste due delibere sono due delibere che andranno ad investire circa 4.500 immobili presenti sul nostro territorio, stiamo parlando di circa 4-5.000 famiglie, quindi è un provvedimento che sicuramente avrà un grande impatto sociale. L'ultimo elemento degno di nota riguarda quello che è il profilo della facoltà, quindi non è che noi andiamo a istituire l'obbligo di svincolare questi immobili. Chi vorrà lo potrà fare, quindi ci sarà la più ampia facoltà in ordine a quello che è il criterio da portare avanti, concordato con l'amministrazione comunale, ma coloro che in questi anni hanno portato avanti sacrifici notevoli per stipulare il mutuo e quindi per riuscire ad avere un immobile di proprietà, adesso potranno perfezionare quello che è il profilo della certezza del diritto e valorizzare l'immobile con i sacrifici portati avanti nel corso degli anni. Chi possono rivolgersi i proprietari degli immobili? I proprietari di immobili naturalmente potranno rivolgersi ai loro notai di riferimento, farsi assistere se lo ritengono dalle agenzie immobiliari o potranno anche venire all'ufficio patrimonio del Comune di Frosinone dopo che la delibera, anzi dopo che le due delibere saranno efficaci per attivare un percorso. Infatti noi come amministrazione comunale abbiamo intenzione con quello che poi entrerà all'interno delle casse comunali grazie a questa operazione di stipulare delle convenzioni con 15-20 studi professionali presenti sul territorio in modo tale che si metterà in moto anche in quel caso un po' di PIL, un po' di economia, un po' di prodotto interno lordo e si avrà la possibilità quindi di avere un'assistenza completa sia per quanto riguarda la parte istruttoria, quindi l'incipit della procedura, sia la parte finale della procedura che va a concludersi poi con un atto notarile davanti a quelli che sono i professionisti presenti sul territorio. Quindi mettiamo in moto l'economia da una parte sul settore immobiliare e dall'altra diamo soprattutto dimensione e certezza quello che è il profilo della tranquillità del diritto. Quindi era questa una delibera, anzi erano due delibere che erano molto attese in città, riusciamo a coronare un piccolo sogno nel cassetto di tanti piccoli proprietari immobiliari e più in generale dell'intera collettività.